Ciao a tutte, sono tornata con il video dei prodotti preferiti del 2014. Non sono tutti prodotti, ma ne sono veramente tanti. Quindi questo video sarà lunghissimo. Iniziamo. Allora, spero per le luci che le luci siano decenti. Aiuto. Meglio di quelle dell'altra volta. Sto cercando di capire un po', ecco, come funziona, però penso che fino alla fine comprerò le luci più o meno professionali. Allora, partiamo dalla skincare. Allora, vi voglio far vedere il prodotto che io praticamente ho utilizzato per tutto il 2014 ed è questo detergente della Garnier Pure Active 3 in 1 ed è praticamente detergente scrub e maschera. Mi sono trovata molto bene con questo prodotto perché praticamente in un unico prodotto ho tre tipologie differenti di prodotti, quindi dal detergente allo scrub o alla maschera, a seconda di come si utilizza. Io lo metto un po' sul Clarisonic ed è praticamente deterge il viso, però all'interno ha dei piccoli granuli e quindi diciamo fa anche un'azione di scrub. Mi sono trovata molto bene, l'ho pagato 5,95, forse l'ho comprato da Limoni o l'Ipercop, non mi ricordo, appunto purifica e sfoglia, opacizza. Non penso di ricomprarlo perché non è ancora finito e lo sto veramente usando da tantissimo, da prima di quest'estate, e non finisce mai. Sono arrivata forse qui, mi sa, però è ottimo. Ecco, voglio cambiare, voglio provare qualche altra cosa, però mi sono trovata benissimo con questo della Garnier. Poi, per quanto riguarda il discorso tonico, ovviamente Bioderma, che è quasi terminato, Sensibio H2O, molto buono, molto leggero, idrata la pelle comunque come tonico, è abbastanza idratante e pulisce bene il viso, elimina ogni residuo di trucco ed è ideale per pelli sensibili. Io lo utilizzo mattina e sera sia per struccarmi che per rinfrescare il viso prima di passare il trucco. L'ho comprato appunto in farmacia, questa è da 500 ml, non mi ricordo quanto l'ho pagato, però questo penso di ricomprarlo perché è ideale sia per viso che per occhi. Sempre per quanto riguarda il discorso viso, qua cade tutto, aiuto. Sempre per quanto riguarda il discorso viso, queste salviettine della Olay che ho comprato a New York quest'inverno, no, questa primavera, e praticamente sono salviettine 4 in 1. In Italia non si trovano, ma forse su internet qualcosa riuscirete a, cioè si può trovare, forse su Amazon, non so. E praticamente sono delle salviettine che puliscono, esfoliano, tonificano e idratano. Sono praticamente così. Ve la faccio vedere. Sono così praticamente. Da un lato sono tutte bianche, dall'altro hanno questi pois che sono un po' in rilievo. Si mettono sotto l'acqua, si bagnano sotto l'acqua, si passano sul viso e producono una schiuma e appunto servono per pulire tutto il viso e per lavare appunto il viso. E idratano anche molto la pelle, infatti non si ha poi la sensazione di pelle secca. E ovviamente sono usa e getta. In Italia non so perché non si trovino queste tipologie di prodotti, però è molto buono, mi è piaciuto. Poi, sempre per... scusate, oggi ho l'affanno. Allora, sempre per quanto riguarda il discorso del viso, ovviamente non possono mancare i certini per i punti neri. Questi sono della Nivea, io ho provato anche quelli della Essence che avevano detto essere buonissime, ma non mi sono piaciuti tantissimo. Questi della Nivea Clear Up Strip sono appunto per la zona T, io li utilizzo principalmente per il naso, non per la fronte o per il mento, almeno 1 o 2 volte a settimana e fanno il loro sporco lavoro. Se comunque avete da consigliarmi qualche altro prodotto migliore di questo, ecco,
che riesca a togliere meglio e riesca a pulire meglio comunque dalle impurità, consigliatelo, perché io non sono riuscita proprio a trovarlo. So che i giapponesi e i cinesi, no, giapponesi, sono appunto esperti nella pulizia del viso, quindi forse su qualche sito si può trovare qualcosa di meglio. Però se avete da consigliarmi qualcosa, sono qui. Poi passiamo alle labbra. Creme viso non ne ho da consigliarvi tante, perché appunto ovviamente le utilizzo, però ora sto usando alcuni prodotti della Kiehl's, ma non li ho inseriti nei miei prodotti preferiti perché non c'è proprio una crema preferita. C'è una cosa che cade. Altro prodotto del preferiti del 2014, in realtà lo sto usando da pochissimo perché qui a Bari Lush non c'è, quindi ho approfittato di un viaggio di mia madre per farmi comprare dei prodotti da Lush che poi vi farò vedere, ed è questo Labra Cadabra. Mi piace già il nome, poi il profumo è buonissimo perché questo è alla frizzantina, non so come si chiama, è alla Coca-Cola, però quelle cose che si mettevano in bocca e frizzavano tutte, ecco quello, ed è un labbrasivo, praticamente si mette sulle labbra ed è uno scrub, ecco, che però è anche commestibile. Infatti è fatto praticamente da zucchero semolato, olio di jojoba e aroma di Coca-Cola. Esiste l'aroma di Coca-Cola. Molto buono, soprattutto il gusto e la profumazione, però anche il risultato finale poi non è da meno. Balsamo labbra invece voglio consigliarvi questo della Clarin. Questo è all'essenza di rosa. Praticamente questo è così l'applicatore, ed è praticamente un balsamo riparatore labbra. Lascia le labbra molto idratate, e proprio sentite uno strato di prodotto sulle labbra, non si asciuga subito, quindi voi avete la sensazione di avere comunque qualcosa sulle labbra che idratano le vostre labbra, ma al tempo stesso le rendono anche piuttosto comunque lucide e polpose. Anche questo è proprio un balsamo gel, ecco, vedete com'è, non so se riuscite a vedere. Questo per quanto riguarda il discorso labbra. Ah, mi sono dimenticata, ovviamente, prodotto top 2014, l'immancabile Clarisonic. Questo è il Mia 2, ora ho cambiato le testine e ho preso quelle per pori dilatati, che sono queste qui praticamente. La pelle è veramente è liscia, inutile che parli del Clarisonic perché comunque lo conoscete tutte però veramente vale i soldi spesi, costa intorno ai 100 qualcosa euro, la trovate ora da Sephora, ottimo, pulisce veramente il viso, anzi inizialmente addirittura vi usciranno delle impurità proprio perché purifica quasi dall'interno, cioè tende a far uscire tutto quello che c'è per poi avere una pelle perfetta. Passiamo al corpo, cosa vi voglio far vedere? Questo Nivea sotto la doccia, ed è un balsamo corpo. Praticamente questo è una manna dal cielo perché io lo utilizzo sempre quotidianamente dopo la doccia, o utilizzo l'Oil Tonic della Clarin che vi ho fatto vedere nel video della gravidanza, dell'aggiornamento gravidanza, o questo, ed è praticamente comodissimo perché lo passi sotto la doccia e poi ti sciacqui, ecco, e rende molto, cioè nutre la pelle, anche pelli molto secche, soprattutto quelle delle gambe, cioè soprattutto zona gambe, ed è all'olio di mandorla, nutre rapidamente, sei subito pronta, dura 24 ore diciamo questa sensazione di idratazione, ed è comodo proprio per il fatto che poi tu ti risciacqui come se fosse un bagno schiuma, cioè io prima utilizzo il bagno schiuma, poi metto questo, poi mi risciacquo e poi è finita la doccia. E quindi molto comodo, l'ho pagato 3,50 euro sempre da Limoni. Poi capelli, allora non posso non consigliarvi della Fito
il fitokeratin, che è appunto uno spray riparatore che io utilizzo per appunto riparare appunto le zone un po' più secche del capello. Ed è l'unico prodotto in più che sto utilizzando in questo periodo, cioè che utilizzo sempre veramente, nel senso che sto cercando di non utilizzare più il balsamo e devo dire che il capello non ne risente molto, anche se comunque i capelli trattati soprattutto sulle punte. Utilizzo questo ed è l'unico prodotto che utilizzo oltre lo shampoo, ovviamente a volte maschere, quelle cose sì, però cerco di non utilizzare più il balsamo perché mi rendeva i capelli molto pesanti. Invece in questo modo vedo il capello più sano. Poi, sempre per i capelli, Garnier Ultra Dolce, shampoo secco purificante. Praticamente questo deterge i capelli senza bagnarli, è l'estratto di limone, ovviamente un palliativo, nel senso che comunque lo potete utilizzare giusto per prolungare di mezza giornata, un giorno, lo shampoo, però tendenzialmente serve più che altro per purificare il capello e togliere quell'aspetto un po' appesantito che hanno i capelli, soprattutto se indossate cappelli in questo periodo e quant'altro. Ed è buono perché appunto assorbe il sebo in eccesso, rinfresca dalle radici e dà una buona profumazione di limone. Ovviamente bisogna spruzzarlo bene e poi spazzolare molto i capelli perché altrimenti vi rimane l'alone bianco sulla testa. Poi mi sono dimenticata di farvi vedere, sempre per il viso, come prodotto del 2014, queste qui, sono i dischetti struccanti della Demacup. Mi piacciono perché rispetto agli altri hanno praticamente, da un lato sono tutti lisci, dall'altro invece hanno una specie di trama nido d'ape che serve appunto per struccare tutto il viso, e invece dall'altro lato potete utilizzare un tonico poi per rinfrescarvi, quindi ha una doppia funzione in un unico dischetto. Pagato 1,30 euro sempre da Limoni, ed è, ce ne sono all'interno 70, sì, sicuramente sono i migliori dischetti presenti sul mercato secondo me al momento.